seconda edizione di Teatro in Blu, dopo il successo dello scorso anno, ritorna questa rassegna molto innovativa perché tutto succede in mare, questa è l'idea, e ci dica anche il programma di questa seconda edizione. Il programma quest'anno è molto, diciamo, articolato, a differenza dello scorso anno e anche con il buon auspicio di una lunga vita di questo progetto, Teatro in Blu si arricchisce anche di due eventi sulla terraferma che aprono questo sabato 30 giugno appunto la rassegna Teatro in Blu, e poi si chiuderà l'11 agosto sempre sulla terraferma. Nel mezzo la Tonnara Maria Antonietta, anche grazie allo spirito collaborativo e al sostegno dell'amministrazione comunale di Cetara, ridiventa palcoscenico in mare. Diciamo, in questo momento siamo abituati a pensare al mare, a guardare al mare per altre ragioni, parliamo di mare ragionando su chiusure, parliamo addirittura di porti ragionando su chiusure. Il porto e il mare invece, grazie a Teatro in Blu, provano a diventare diciamo artefici di incontri tra territori, incontri tra culture, tra luoghi, tra fantasie. Lo spirito di Teatro in Blu è proprio questo, diciamo così. Cominciamo appunto 30 giugno con un omaggio concerto, piccolo concerto omaggio a Domenico Modugno. Proseguiamo poi in mare il 7 e l'8 luglio con Principio Attivo Teatro di Lecce. Proseguiamo ancora il 19 e 20 luglio, sempre in mare, con Teatro Pubblico Incanto di Messina. 4 e 5 agosto, sempre in mare, con una, diciamo, con un racconto sulle antiche tradizioni eoliane, uno spettacolo patrocinato anche dal Comune di Lipari, ecco le tradizioni e, diciamo, i territori che si incontrano. Finiamo l'11 agosto con uno spettacolo dedicato anche a Cetara, che chiuderà, secondo me, in maniera anche, diciamo così, giusta e doverosa questa seconda avventura. Torna l'estate cetarese, tornano le tradizioni, ma anche l'innovazione, perché c'è la notte delle lampare, ma c'è anche la rassegna molto innovativa che è Teatro in Blu, e cerca di coniugare il Comune di Cetara entrambe le cose, storia, tradizione ed innovazione, il nuovo. Assolutamente sì, Cetara negli ultimi anni ha fatto una scelta ben precisa riguardo alla programmazione estiva, ma in particolar modo degli eventi. Cerchiamo di proporre, ecco, delle manifestazioni che siano attinenti alle nostre tradizioni. Teatro in Blu e Notte delle Lampare sono le manifestazioni clou, ecco, che rappresentano in pieno la nostra identità, proponendo gastronomia, il forte legame tra gastronomia, territorio e musica popolare, musica mediterranea, quindi la cultura mediterranea attraverso un linguaggio diverso come quello del teatro a bordo di una tonnara, ecco, una cosa molto molto esclusiva. Gli eventi cetaresi diventano delle vere e proprie esperienze dove l'ospite diventa protagonista della serata. Ecco, invece la Notte delle Lampare, un'antica tradizione di pesca, sì, dei cetaresi, che può essere in qualche modo vissuta da tutti quanti. Può essere vissuta da tutti perché noi portiamo i nostri ospiti a vedere, ad assistere in prima persona la battuta di pesca. Io credo che sia il miglior modo per far arrivare, ecco, a tutti l'emozione del sacrificio, ecco, di quando i pescatori calano le reti, che potrebbe sembrare folcloristico, lo è al momento, però il nostro messaggio è quello proprio di far capire cosa c'è dietro un lavoro del genere, e la nostra speranza è che queste tradizioni non muoiano mai. Quindi sproniamo i giovani, sproniamo, ecco, i nostri concittadini a portare avanti un lavoro abbastanza faticoso, questo sì, senz'altro.